Wisp Sport e Salute per Tutti. Eccoci qui amici di Wisp Sport e Salute per Tutti, ben ritrovati da Marco Bergonzoni per questo appuntamento settimanale con la Wisp. Siamo arrivati quasi alla 90esima puntata e cominciano a essere davvero tante questi appuntamenti del martedì pomeriggio con la Wisp di Bologna. Oggi vogliamo dedicare la puntata ad uno sport che ha davvero tantissimo successo a Bologna e provincia. In Emilia Romagna è davvero molto molto seguito e molto molto praticato. Stiamo parlando del biliardo, che sta arrivando alla sua suo momento cruciale della stagione, con le varie finali dei campionati nazionali e provinciale. Un biliardo che ha avuto in questo periodo una piccola svolta, il biliardo Wisp ovviamente, perché è cambiato il presidente e la dirigenza che che gestisce il biliardo Wisp. Ovviamente Rossi, l'ex presidente, ha svolto davvero un grandissimo lavoro in questi anni, portando il biliardo a oltre 3.000 tesserati, e sto dicendo soltanto per quanto riguarda la provincia di Bologna. Ora il testimone è passato a Vanni Bertacchini, che dovrà confermare i numeri della precedente gestione, ma già qualche differenza e qualche cambio di rotta dalla precedente alla nuova ne parleremo poi ovviamente con lui direttamente nell'intervista. Qualcosa è già successo. Abbiamo in collegamento telefonico Vanni Bertacchini, che è il nuovo presidente della Lega Biliardo. Ciao Vanni. Ciao, buona giornata. Allora, possiamo dire che è stato un po' un cambiamento epocale per la Lega Biliardo di Bologna, perché dopo diversi anni è stato cambiato il vertice proprio alla vigilia di appuntamenti importantissimi per voi. Sì, diciamo che è un cambiamento epocale soprattutto perché sono state uniformate le regole delle tre province. Bologna, Modena e Ferrara avranno gli stessi regolamenti, le stesse modalità organizzative. La finale della stagione comunque è gestito dal precedente gruppo dirigente, che ha mantenuto l'impegno fino al termine di questa stagione, ma nonostante questo c'è un rapporto di collaborazione, visto che sono anni che ci conosciamo, quindi non c'è nessuna rivoluzione violenta, se possiamo usare questo termine. Allora, di che biliardo stiamo parlando? Perché molti magari vedono in televisione quello che si gioca con le stecche, quello che si gioca senza le buche. Ecco, invece, che biliardo è quello Wisp, e quali saranno le modifiche al regolamento che si avranno dal prossimo anno? Allora, il biliardo è quello tradizionale italiano con le buche. E le modifiche sostanziali riguardano l'organizzazione dei campionati, che vedranno le tre province, che sono quelle dove c'è il maggior numero di giocatori di biliardo di tutta Italia. Parliamo di 6.200 giocatori distribuiti nelle tre province, di cui 3.400 quasi a Bologna. Il regolamento prevederà una serie di cose. Primo, fa tutte stabilire le categorie, cioè i giocatori verranno suddivisi in categorie in base ai risultati dell'anno precedente, quindi suddivisi in tre categorie, per dar a tutti il modo di competere con coloro che hanno lo stesso valore, cioè nella categoria che gli compete. Insomma, dividendo così si dà la possibilità anche agli amatori puri, quelli che giocano proprio per spirito di compagnia, di poter fare le loro gare e di non competere con persone che fanno anche un minimo di agonismo. Quindi questo nuovo sistema sarà utilizzato anche a Bologna ed è una novità. Ecco, hai detto 3.400 a Bologna, sono numeri davvero importanti. Si parla poco del biliardo, ma ogni bar praticamente ha i suoi campi. Ci sono una pratica veramente molto 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 diffusa di questo sport. Sì, a Bologna sono 240 squadre composte da minimo 12 giocatori. Ci stanno disputando le finali a Corticella nel centro civico, e parliamo di una media spettatori superiore alle 350 persone tutte le sere, dal 20 di maggio, quando 22 quando è cominciato, sino al 10, che sarà la giornata clou con la finale del campionato di Serie A. Ecco, che noi faremo in diretta, per chi non lo sapesse, dal sito Wisp, www.wispbologna.it. Ci sarà questo esperimento che facciamo ogni tanto di qualche evento Wisp in diretta streaming. Questa ci sembrava giusto fare come
evento finale della stagione. Quali altri appuntamenti ci sono a breve? Allora, a breve, venerdì 1 maggio, finale del campionato regionale Serie A a Morciaro di Romagna, con alcune squadre di Bologna impegnate per questa fase finale a 8 squadre, sabato 2 a Ferrara, finale del campionato regionale Serie B, e domenica a Castelfranco, 3 maggio, finale del campionato italiano regionale a squadre Master, che vede in campo le migliori squadre della regione, insomma. Quello che potrebbe sorprendere un po' i nostri ascoltatori, se magari non frequentano, diciamo, i circoli dove si gioca a questo sport, a biliardo, all'italiana, è che uno può pensare che sia uno sport per anziani, e invece le squadre sono composte principalmente da giovani. Anche da giovani, sì. Perché io vedo, l'anno scorso quando sono venute alle finali, ho visto davvero dei giovani che non mi aspettavo. In quest'ultimo stagione, soprattutto a Bologna, c'è un grande ricambio, ecco, possiamo dire così. Un ritorno di ragazzi, sì. Quest'anno è stata, sono un paio di stagioni che c'è un ritorno di ragazzi giovani, giovanissimi, 15, 16, 17 anni, che hanno una passione che sono veramente una cosa incredibile, nel senso che mettono poi anche allegria, insomma, i ragazzi si sa. E tra l'altro devo dire si avvicinano in modo corretto, con comportamenti assolutamente buoni, diciamo, senza... In modo educato e corretto io vedo che c'è un bel approccio, insomma. E poi devo dire che a Bologna mi sembra che abbiamo, posso dire, i giovani migliori a livello italiano. Sì. Adesso in questo momento, un paio d'anni, sì, sicuramente. Perché poi vincono, sono 3 anni che vincono sia l'italiano singolo che l'italiano coppie. Ci sono i 2 fratelli Stagno che sono veramente 2... giocatori di altissimo livello, l'età, il più giovane che è Pietro ha soltanto, non ancora 14 anni, ha già vinto 2 titoli italiani di singolo, quindi è assolutamente un talento naturale che ne nasce uno ogni 20 anni o 30 anni. Assolutamente, siamo contenti di averlo sui nostri campi. Noi, Vanni, ti ringraziamo per essere stato ospite nella nostra trasmissione, un in bocca al lupo per questa tua nuova avventura, però ti vedremo comunque il 10 maggio, sarai lì anche tu, no? Anche se sì, gestito dalla precedente dirigenza, sarai comunque con noi. Sì, sarò presente, sì. Allora ci vedremo il 10 maggio, ricordiamo l'appuntamento in diretta streaming sul sito www.wisp Bologna alle finali, però per chi volesse andarci a che ora sono e dove sono? Alle 20 al centro civico di Corticella. Perfetto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di biliardo. Ciao Vanni, grazie. A voi, buona giornata. E con Vanni Bertacchini, presidente della Lega Biliardo della WISP di Bologna, si chiude anche questa puntata di WISP Sport e Salute per Tutti. Grazie per averci seguito. Appuntamento ovviamente la prossima settimana, sempre di martedì e sempre alla stessa ora. Una buona serata da Marco Bergonzoni. WISP Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.